Itaca, Festival del Turismo Responsabile, siamo giunti alla nona edizione quest'anno, che tra l'altro è l'anno internazionale per lo sviluppo dichiarato dalle Nazioni Unite. A Bologna dal 19 al 28 maggio ci saranno circa 150 eventi che partono venerdì con un grosso convegno in sala Stabat Mater e poi Cappella Farnese su Bologna come destinazione turistica metropolitana, in cui avremo tanti assessori sia del nostro territorio che un po' di tutta Italia, e poi ci sposteremo attraverso mostre, eventi alle serre dei Giardini Margherita, in cui parleremo di home sharing e ospitalità, e andremo avanti tutta la settimana sino ad arrivare a Dinamo, in cui parleremo invece di turismo accessibile e mobilità sostenibile. Oltre a Bologna siamo in altre 10 città, quindi Itaca inizia il 19 maggio a Bologna ma poi va avanti fino al 22 ottobre in Monferrato. Novità del nostro festival Itaca, la nona edizione, sono vari temi. Diciamo che i più importanti sono un weekend che abbiamo deciso di dedicare a quello che sono le nuove forme di ospitalità, quindi faremo una due giorni presso le serre dei Giardini Margherita in collaborazione con Local Pal, che è questa giovane associazione di host che si è formata da poco a Bologna, e tratteremo il tema dell'home sharing, quindi tutto quello che è un po' sullo stile Airbnb, però diciamo che è diverso perché gli host ospitano i turisti nella propria casa e fanno vivere l'esperienza di essere come un cittadino bolognese. Cioè, di solito quando tu prenoti su Airbnb ti prendi la camera, ti danno le chiavi e basta, mentre invece gli host fanno in modo che tu possa vivere l'esperienza da cittadino bolognese. Poi abbiamo tutta una sezione quest'anno nuova dedicata alle mostre fotografiche in collaborazione con l'associazione Terzo Tropico, nella QRQ Photo Gallery, e poi anche in collaborazione con la Paoletti School Photography, che è in Galleria Cavour. Quindi avremo tutta una serie di fotografi e di mostre dedicate a quello che è il viaggio. E poi come ultimo, diciamo, tema importantissimo è quello del turismo accessibile. Finalmente quest'anno siamo riusciti a creare un tavolo di coordinamento che tratterà proprio le specifiche sul turismo accessibile, quindi su tutto quello che è il turismo legato alle persone con disabilità, e che per noi è estremamente importante perché anche loro viaggiano. È difficile perché ci sono tante barriere strutturali, architettoniche nelle città, ma non solo, per il movimento, e quindi noi ci teniamo, insieme con Dinamo, la Velostazione, la Girobussola e tutta una serie di realtà che si occupano di questo tema, portarlo e svilupparlo a Itaca. E quindi diciamo che le grandi novità sono queste. Festival del Turismo Responsabile, che dal 19 di maggio inauguriamo a Bologna per la prima volta a livello metropolitano, quindi Bologna come destinazione metropolitana da 1 milione di abitanti, un unico paesaggio urbano che va dall'Appennino, le due torri, fino alla pianura. Vogliamo cambiare anche il racconto e l'immagine di Bologna, non più solo come una città medievale, una città di fiere, ma anzi una città dal paesaggio urbano naturale, le escursioni a piedi, tantissime attività e soprattutto una grande autenticità.